Amiche ed amici di Rete 8 Sport, una cordiale buonasera da Lorenzo Valeriani e bentornati, benvenuti al nuovo appuntamento con Eccellenza On Air. Il campionato di Eccellenza è quasi agli sgoccioli, mancano 5 gare e poi conosceremo ovviamente tutti gli esiti, con un Avezzano lì davanti che non ferma la sua corsa, l'Aquila che è riuscita ad accorciare ulteriormente sulla formazione di Torti grazie al recupero vinto mercoledì scorso contro l'Alba Adriatica. Parleremo di questo, ma di tanto, tanto altro, con i soliti ospiti, tanti addetti ai lavori, e ho voluto in questo fine settimana lasciare in tranquillità, diciamo, alcuni mister. Ne ho chiamati altri, appunto, di allenatori che ci spiegheranno e mi spiegheranno soprattutto quello che pensano su questa stagione. Allora li vado a salutare uno ad uno, un gradito ritorno, quello di Marco Appignani. Ciao Marco, buonasera a te e bentornato ad Eccellenza On Air. Buonasera Lorenzo, grazie per l'invito, sono tornato con molto piacere. Grazie, grazie Marco. Un altro ritorno, Adolfo Cichella. Ciao Adolfo, come stai innanzitutto? Ti vedo in forma, eh? Buonasera, grazie per l'invito, la forma, insomma, speriamo di migliorare. Passano gli anni, passano i campionati, però insomma Adolfo sempre sulla cresta dell'onda. Grazie, grazie, sei un amico Lorenzo, sei un amico. Rivedo con piacere, ci siamo incrociati spesso e volentieri sui campi di gioco, l'ultima volta l'ho visto vittorioso, alzare le braccia al cielo per una scalata importante. Lo vado a salutare virtualmente e ve lo vado a presentare, Attilio Piccioni, allenatore anche lui. Ciao Attilio. Ciao, 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 ciao Lorenzo, grazie per la presentazione. Come stai? Bene, bene, un po' ingrassato, ma bene. hai messo su qualche chiletto. Qualche chiletto, sì. Ci può stare. Allora Attilio, parto con te, insomma, che sensazioni ti sta dando questo campionato? So che bene o male hai tra virgolette il tempo di guardare tante partite, tante gare di qualunque categoria, però ecco, questa eccellenza che tu conosci bene perché l'hai vinta diverse volte quest'anno, che tipo di indicazioni ti sta dando? Diciamo che le squadre che erano partite per vincere alla fine stanno nei piani alti della classifica. Certo che qualcuno un pochettino ha disatteso un po' le premesse. Avezzano è prima dall'inizio del campionato, quindi solo meriti all'Avezzano. Sotto c'è Bagar, Attilio, no? Anche di squadre che storicamente hanno partecipato a questo campionato regionale di eccellenza, che però ora sono in estrema difficoltà su tutte, ovviamente, sì. Guardando la classifica, Spoltore, San Buceto, Renato Curiangolana, insomma, ci sono tante squadre. Poi diciamo che è normale che dovessero retrocedere due squadre della Serie D, sarebbero dei problemi enormi per molte di queste. Però diciamo che ci sono delle squadre che hanno fatto un girone di ritorno incredibile. Sappiamo tutti che dal mercato di dicembre in poi cambia completamente, è un altro campionato, e ci sono squadre che si sono rinforzate notevolmente e nel girone di ritorno hanno fatto benissimo, vabbè, oltre al Casalbordino che ha cambiato radicalmente proprio la squadra, ma anche il Penne ha fatto un girone di ritorno importante secondo me, quindi e ci sono squadre che forse essendosi cullate un pochettino sugli allori del girone andata qualche difficoltà la stanno avendo, ecco, squadre come hai detto tu tipo Spoltore, poi squadre molto giovani che diciamo a dicembre hanno tolto dei giocatori molto importanti, perché per esempio per una squadra come lo Spoltore, faccio un esempio, non che l'ha tolto lo Spoltore, probabilmente lo stesso calciatore che è voluto andare in altre parti, però togliere uno Sparvoli in quelle condizioni a Spoltore è tanta roba, insomma, quindi queste squadre hanno pagato anche situazioni di questo tipo. È una lotta, sarà una lotta serrata fino alla fine, questo non c'è dubbio. Sotto sicuramente è una lotta serratissima, perché
penso che ancora tantissime squadre sono invischiate, anche squadre insospettabili al momento, penso che potrebbero essere risucchiate sotto, sì. Però ecco, c'è una certezza da quello che ho capito da Attilio e chiedo la stessa cosa anche ad Adolfo, c'è la certezza Avezzano su tutti, no? Con una squadra costruita inizialmente per vincere. Io dico sempre che l'anno scorso durante il mini torneo, la conferma di Torti proprio nella stagione precedente forse ha posto le basi per un campionato, importante, no? Forse il segnale, quello più eloquente è arrivato proprio dalla conferma di un allenatore che non è salito di categoria durante quel mini torneo a sette squadre, ma ha ottenuto la conferma da parte del presidente Paris per il buono che aveva fatto vedere durante quello scorcio, quella finestra di campionato, Adolfo. Sono d'accordo. Secondo me le basi dell'Avezzano sono partite proprio da questo, dalla conferma del mister Torti, che lui ha una notevole esperienza per quanto riguarda il campionato di eccellenza. È confermato anche dal cammino che ha avuto l'Avezzano, cioè ha avuto un rendimento sicuramente molto più costante rispetto alle altre squadre tipo l'Aquila, il Giulianova, e poi loro sono partiti con una base, hanno continuato su quello, non hanno avuto di grossi stravolgimenti durante l'anno, se hanno fatto qualche ritocco l'hanno fatto, ma si tratta di una o due pedine. La base di partenza è rimasta quella iniziale e fino adesso hanno dimostrato di aver fatto delle scelte giuste per quanto riguarda il campionato di eccellenza. Secondo me l'ho vista più volte e penso che dico, come forza specifica, credo che sia la più giusta, la classifica rispecchia quello che il campionato fino adesso ha detto, diciamo. Sì, non so se vuole aggiungere qualcosa Marco Appignani proprio su questo argomento, no? Con un Avezzano forte sotto tutti i punti di vista, Appignani. Io metterei anche lo strapotere fisico, quella caratteristica che nel momento in cui viene a mancare, non so, un po' di lucidità sotto l'aspetto tecnico o tattico, però con un Dos Santos, un Pendenza, un Blanco, un giocatore esperto come Donatangelo a centrocampo che se vince questo campionato per lui è il terzo consecutivo, quindi da rimarcare anche la bontà dei centrocampisti ogni tanto noi che siamo forse ammaliati e abbagliati solo da chi fa da chi fa gol a Pignani. Sì, no, ma dici bene Lorenzo, l'Avezzano partito con i favori del pronostico, sta rispettando in pieno quello che è il percorso, un allenatore preparato, importante per la categoria e giustamente riconfermato alla fine del mini torneo dello scorso anno e quindi a parte qualche piccolo ritocco sta facendo un percorso perfetto e quindi io ho un po' di delusione dell'Aquila perché la mettevo all'inizio stagione al pari dell'Avezzano. Poi strada facendo, forse anche con Giambaolo ha avuto qualche difficoltà e via discorrendo. Insomma, un po' di delusione da parte dell'Aquila, però per il resto sorpresa Giulianova e bagarre sotto, come diceva l'amico Attilio. Sotto sarà dura da capistrello a scendere in giù e sarà una lotta serrata. E poi sempre con uno sguardo rivolto alla Serie D. Sì, Serie D che insomma dagli ultimi risultati, Nereto credo oramai spacciato, rimetto nel mosaico i nostri ospiti. Attilio, insomma quella realtà la conosci bene, non solo per la tua esperienza, ma anche perché chilometricamente parlando è lì nei pressi di casa tua, no? Nereto che davvero con pochissimi punti e poi c'è stata anche la sconfitta pesantissima contro l'ultima in classifica, Aurora Alto Casertano, ma prima Pignani ha detto sorpresa Giulianova, ma è davvero una sorpresa, Attilio, secondo te? Ma Giulianova sta facendo il suo, penso. Non la vedo come una grande sorpresa. Perché se indichiamo come sorpresa una squadra giovane, allora sì, però se vediamo la qualità dei giocatori, no.
perché bisogna giudicare sempre in base, diciamo, alle qualità delle singole squadre. Che ne so, forse potrei dire come sorpresa, guardando la classifica, potrei indicare come sorpresa forse il Montesilvano, forse l'Alba Adriatica, più del Giulianova. Questo sì, però forse come dice Marco, dall'Aquila ci saremmo aspettati tutti una maggiore lotta serrata con l'Avezzano fino alla fine. Poi vincere è complicato. Io ho avuto così la fortuna di vincere questo campionato un po' di volte. Vincere è complicato. E non è un caso, dico io, che forse vincerà il campionato l'unico allenatore che già l'ha vinto. Perché se così guardiamo un pochettino, forse degli allenatori che stanno allenando in questa categoria, uno solo ha vinto questo campionato ed è Torti. Questo è tutto dire, soprattutto se andiamo, Ma non perché. a vedere la difficoltà anche a Attilio, perché ovviamente si parla di dilettanti, si parla di eccellenza, ma è difficile vincere come sempre in ogni categoria, ma No, ma l'eccellenza è difficile, scusa Lorenzo, è difficile vincere dove bisogna vincere. è top. Esatto. Perché, ripeto, Soprattutto lì. per assurdo, cioè, un vecchio mio allenatore mi diceva sempre che è facile giocare bene e perdere, è difficile giocare bene e vincere. Sembra una stupidaggine, ma rispecchia un pochettino quello che è il mio pensiero. E poi, ripeto, vincere in certe piazze non è facile, non è facile, c'è bisogno di una serie di fattori che tirano tutti per la stessa direzione. E a volte si possono fare miracoli, e lo dico se con orgoglio quello che ho fatto, che abbiamo fatto a Giulianova l'ultimo ciclo in cui si è vinto promozione eccellenza, è stato, io dico, un miracolo portato avanti da calciatori, da un direttore generale e da un allenatore. Però non sempre le ciambelle, tutte le ciambelle riescono col buco. Questo Ogni tanto dopo. diciamo che il fornaio fa bruciare la No, ciambella. questo dopo tanto tempo lo voglio dire con orgoglio, perché qui si pensa che è facile, diciamo, portare avanti delle situazioni. Invece quello che abbiamo fatto noi a Giulianova, ripeto, il gruppo di giocatori, un direttore generale e un allenatore, è stato un qualcosa di veramente difficilissimo per quello che tutti possono, che tutti sanno, insomma, che tutti sanno. E quindi, Però per Attilio, dire. adesso se mi dici questo, hai omesso di nominare ovviamente una parte della squadra, no? Parlo No, della Puglia, una parte dell'organizzazione, certo, perché è stata assente, quindi io dico che è stata assente. diciamo la possiamo chiamare una sorta di autogestione Ma dell'apparato tecnico della squadra. da dicembre in poi, dal secondo anno, assolutamente sì, assolutamente sì. Attilio, se non è un miracolo quello calcistico del Giulianova, appunto perché citavi queste situazioni a carattere Che societario, non c'entrano niente con la società di adesso, che non c'entrano niente con la società. assolutamente. Lo possiamo allora chiamare miracolo il nuovo amore sbocciato con la piazza, perché è raro vedere una media di 800-900 spettatori in questo campionato, poi a prescindere dalla piazza. Sì, ma io non, cioè, non, per me non è niente di nuovo. A Giulianova ci ho giocato anche, quindi in Serie C, quindi so quello che è Giulianova, quello che rappresenta Giulianova per i giuliesi, assolutamente. È nel momento in cui, ripeto, tutte le componenti si sono allineate, probabilmente si è ripreso, diciamo, il giusto cammino. Però vincere è complicato, ripeto, uscire fuori da queste situazioni è complicato, e sarà complicato anche per Giulianova, perché non sarà facile. Questo è il mio pensiero, ecco. Potrei dire tante cose, ma io penso questo, che vincere questi campionati è complicatissimo. L'Avezzano è stato bravissimo a farlo. L'Aquila, forse all'Aquila è mancato qualcosa, però gli auguro a Giulianova, all'Aquila sicuramente, che con i playoff possano, e alle altre squadre, perché noi parliamo sempre di Giulianova e l'Aquila, ma
l'eccellenza è tremenda, ci sono sempre squadre cosiddette rivelazioni che poi alla fine, la spuntano sulle cosiddette grandi, quindi assolutamente sì. Sono d'accordo. Adolfo, ha bruciato un po' in maniera maldestra l'occasione, e parlo dell'Aquila riferendomi alla Coppa Italia, nel senso, io sulla carta mi sono anche spinto pubblicamente dicendo che i valori tecnici della formazione di Lorè erano e continuano ad essere superiori a quelle qualità del Città di Isernia, della squadra molisana, che tra l'altro nel turno successivo ha beccato 3 reti dall'Ossese. Ecco, poteva essere quello il viatico meno pesante da affrontare per andare a coronare il sogno Serie D. Forse si doveva centellinare qualche forza in più basandosi su quel match andata e ritorno. Ma sicuramente l'Aquila poteva cogliere l'occasione della Coppa Italia in virtù della situazione in campionato, però credo che la Coppa Italia sia stata anche lo specchio del campionato dell'Aquila, degli alti e bassi, perché mi sembra, io ho visto un po' le immagini della partita di andata e ho sentito anche il mister parlare, non è stato un approccio importante, mentre nel ritorno poi hanno fatto un'ottima partita, però penso che il comportamento dell'Aquila sia in Coppa Italia che in campionato ha rispecchiato un po', veramente ha avuto una linea guida, un po' di alti e bassi. Penso la posizione, io credo che i playoff per quanto riguarda il campionato sia complicato. Perché... Adolfo, ti faccio rivedere e faccio vedere agli altri ospiti, ma soprattutto ai telespettatori che ci seguono e che ringrazio ovviamente, la classifica, no? Perché il turno domenicale ha riaperto anche le speranze per la quinta posizione, quindi per la quarta squadra. Ora siamo a meno 12, ha recuperato il Lanciano 2 punti sul Giulianova, a meno 14, lo sappiamo, insomma non si sarebbe disputato questo turno con il limite di 9 punti appunto di distacco. Lanciano che si riporta a meno 12, ma Lanciano che nella settimana in cui riapre la griglia playoff cambia allenatore, e allora io vi ho invitato anche per questo motivo, ma voi, io non riesco a spiegarmelo, se riuscite voi a spiegarmi queste situazioni vi ringrazio in anticipo, ma credo che vi ringrazieranno anche i tanti appassionati che ci seguono ogni sabato sera. Parto con te, Adolfo. Parti con me, ma guarda, io penso che c'è stata una confusione da un po' di tempo, che c'è confusione a Lanciano. Si susseguono parecchi allenatori, ci sono stati parecchi cambiamenti. Questa è una conseguenza di una società che è in confusione sotto l'aspetto dirigenziale. Per quanto riguarda la condizione tecnica, dovranno trovare un equilibrio, ma sarà difficile anche concludere il campionato. Anzi, c'è da fare un elogio, perché io l'ho vista Lanciano e credo che sia, tra virgolette, una delle migliori squadre che ho visto giocare, con degli elementi importanti. Ma io questo ve lo chiedo, perché quando ci si ferma al bar a prendere un caffè o si va sul lungomare, in questo caso mi riferisco ad Attilio, che è proprio lì nelle vicinanze, e si chiacchiera di calcio, tutti gli allenatori, ma credo anche quello meno esperto, senza citare voi, tutti mi dicono ma il risultato per il nostro mestiere è fondamentale. Però passano le settimane e vediamo che nemmeno le vittorie sono in grado di garantire un posto fisso sulle panchine di questo campionato. Aiutatemi, perché davvero io ogni tanto, lo ammetto, vado in confusione. Allora, io dico che non c'è nessuna vergogna nell'uscire sconfitti da una partita, nel perdere. Non ci deve essere nessuna vergogna, ci deve essere, però non ci deve essere nemmeno nessun merito se si vince competendo non in maniera ottimale, ovvero, che ne so, io spero sempre che a vincere siano sempre le società che più serie, perché sono quelle che poi possono dare lustro anche al nostro calcio, diciamo, ai nostri campionati. Bisogna cercare di far sì che la serietà
e l'onestà assumano un valore sempre maggiore. E gli ultimi, io ho vissuto gli ultimi più di 20 anni che faccio questo, fra virgolette, lavoro. Negli ultimi 10 anni veramente si sono viste delle cose inenarrabili. E secondo me è giusto mettere anche un freno a queste situazioni qui. Diciamo che faresti una classifica comportamentale anche No, no, abbastanza. ma lì il discorso è che non, fra virgolette, ma non parlo solo del calcio, fin quando il disonesto passa per furbo, Non abbiamo speranze. non abbiamo speranze. Bisogna ridare merito alle capacità e al merito. Questa è l'unica situazione, l'unica via di sbocco che secondo me abbiamo, soprattutto in un calcio dilettantistico, perché questo deve essere. No, secondo me è questo, io ripeto, dico, ho questo pensiero da un po' di tempo e così, vorrei condividerlo con tanti perché Ma è non è raccolto, possibile. questo messaggio buttato nel mare in una bottiglia, Attilio, è raccolto da qualcuno oppure naviga in cattive acque e nessuno Allora, riesce a io modificarlo? Nel frattempo ho voluto prendere, te l'ho fatta prima come battuta, adesso la rifaccio a Walter, due piccioni con una fava, perché c'è Walter Piccioni, che a differenza vostra, ma non è ovviamente una polemica, è una battuta che vi faccio per stimolarvi, lui una panchina ce l'ha e se la sta tenendo stretta a suon dei risultati, anche se è un po' arrabbiato per quello che è successo nella passata giornata. Ciao Walter, ci sono Attilio Piccioni che vedi nello schermo, Adolfo Cichella e Marco Appignani. Insomma, ho organizzato un bel tavolo e poi casomai una sera andiamo anche a mangiarci qualcosa fuori. Ciao Lorenzo, un Ciao, saluto e un abbraccio a tutti. Walter. Ciao. Ciao, ciao. Faccio Poi, finire il Walter, progetto ad io lo conosco poco, per carità, però ne posso solo parlare bene, solo per il fatto che abbiamo lo stesso cognome, quindi Col cognome che si ritrova. è bravo a prescindere, è bravo a prescindere. Attilio, No. ti faccio finire il concetto. Sì. Beh, che dire, ripeto, io prima di tutto ci tengo a dire che non giudico nessuno, non voglio anche perché non sono nessuno per giudicare, però che ci sia un malcostume nel nostro settore, un po' a tutti i livelli, diciamo che è sotto l'occhio di tutti. Ecco, questo è il discorso. Attilio, Dovremmo ma essere. vi siete mai, perché settimane fa ad esempio è uscito il discorso relativo ad alcuni esoneri immediati con poi gli allenatori che ovviamente venivano allontanati, impossibilitati a tornare in pista. Ma voi vi siete mai come categoria posti il problema come gruppo, come associazione, non so come definire. Allora, io non sono un politico, anche se considero, cioè, un politico nel senso che politico Può gestire calcistico, le cose. non mi piace assolutamente. Però ritengo che la politica sia una parte importantissima, perché la politica deve indicare la via e dettare le regole affinché si raggiungano gli obiettivi giusti. Questa è, la politica è fondamentale, la politica sociale, la politica calcistica in questo caso. Poi io non mi posso permettere di giudicare gli altri perché ognuno ha le proprie necessità. Io dico che parlo per me, a me piacerebbe allenare assolutamente, però non voglio farlo a tutti i costi. Questo è fuori di dubbio, E poi si crea perché anche, Attilio, scusami se ti interrompo, poi si crea anche quella cosa tra virgolette sgradevole, diciamo così, che un allenatore per tornare in panchina deve sperare nelle disgrazie di un suo No, collega. no, guarda, allora, questo No, è ovvio, non è scusa. riferito a nessuno di No, voi, scusa. a nessuno in No, generale, però allora, scusa Lorenzo, ovviamente il ruolo è quello, insomma, ecco. ma è ovvio e tutti noi lo sappiamo che uno che non allena dall'inizio, per entrare, c'è bisogno di uno che esca, questo sicuramente, cioè, è un'ovvietà proprio sicura, però assolutamente, ma assolutamente, ripeto, mi piace allenare. Il calcio l'abbiamo, ma tutti noi, ecco, tutti quelli che stiamo qui, il calcio l'abbiamo fatto da quando siamo bambini.
Mi piacerebbe continuare a farlo, come penso che piaccia a tutti gli altri, qualcuno più giovane tipo Walter, anzi gli auguro di farlo per tantissimi anni ancora, però non mi va, almeno io parlo personalmente, non mi va di farlo a tutti i costi. Cioè, non che io debba dettare regole oppure pretendere chissà che cosa, ma certo, mi piacerebbe fare diciamo un calcio normale, in cui il presidente faccia il presidente, l'allenatore faccia l'allenatore, il direttore sportivo faccia il direttore sportivo, cosa che forse, almeno per quello che è capitato a me, io parlo per me, si è persa negli ultimi anni. Ma nell'ultimo decennio probabilmente sono cambiate tantissime cose. Walter, prima di andare da Marco Appignani per fargli completare questo tipo di concetto, inizialmente in apertura di trasmissione si è parlato della capolista Avezzano, la squadra di Torti da qua a qualche giornata arriverà in porto senza nessun tipo di problema, mentre sotto, e purtroppo c'è anche il tuo Ponte Vomano, è ancora bagarre. Credo tu possa condividere tranquillamente l'analisi di Piccioni, di Appignani e di Cichella. Ma credo assolutamente sì, nel senso che l'Avezzano può solo perderlo da solo il campionato, ma credo che per la forza, per quello che ha dimostrato durante il campionato, meriti assolutamente di vincerlo questo campionato. E tu gliel'avevi rallentata un po' la corsa, eh? Ma le altre si sono fermate, quindi è stato un piccolo incidente di percorso. Io credo che l'Avezzano meriti di vincere il campionato, anche se sono del parere che secondo me in questo momento l'ha buttato Giulianova, perché una squadra che aveva battuto nello scontro diretto l'Avezzano e che non vince da 8 partite, qualche piccolo cedimento l'ha dato, altrimenti per l'Avezzano sarebbe stata dura. Invece ma è vertigine, vedo... Walter, è stata vertigine secondo te? E qui subentra anche, non voglio dire l'inesperienza, però la caratura... Guarda, Lorenzo, non mi permetto di giudicare in casa altrui, so che Giulianova a prescindere ha fatto un campionato strepitoso, hanno fatto un lavoro fantastico, però io credo che quando a 7-8 giornate alla fine, 10 giornate alla fine, si sta lottando per il titolo, per il salto di categoria, a prescindere se uno avesse programmato o meno, ci può provare. Non credo che loro non ci abbiano provato, però si è rotto qualcosa, perché quando una squadra che ha fatto quello che ha fatto per 20 partite nelle ultime 7-8 credo non abbia mai vinto, qualcosa si è rotto, cosa non lo so, però io ho tanti problemi miei a Ponte Vomano, non posso pensare ai problemi degli altri. Marco Appignani, condividi l'analisi e poi se volevi aggiungere qualcosa rispetto a quello che ci aveva accennato Attilio Piccioni. Sì, vabbè, tornando al discorso di Attilio, dice... Ne abbiamo parlato, no? di quello che ti è successo qualche settimana fa, abbiamo disquisito abbastanza, però ecco, forse bisognerebbe trovare una quadra, non voglio dire già dal prossimo anno, però insomma... Se ci si incontra per mettere a punto soluzioni diverse, forse è meglio per tutti. Ma secondo me sì, perché poi a prescindere da quello che capita ultimamente, che poi è sempre interpretazioni di questi dirigenti che fanno delle scelte accettate, ma penso non condivise da chi le piglia. Io penso che qualche piccola riforma su queste situazioni ci dovrebbe essere, perché come vengono tutelati tra virgolette anche i calciatori dilettanti nel nostro caso, cioè che comunque vada possono tra virgolette nel mercato di dicembre cambiare squadra se non si trovano, via discorrendo, per noi allenatori è ancora più complicata, perché se una situazione del genere capita adesso, bene o male il campionato è quasi finito, ma se capita a inizio stagione praticamente ti preclude l'occasione di poter allenare in altre squadre. Si rimane congelati per troppi mesi. E questo è un peccato, perché per noi che viviamo di calcio, di odore del campo e spogliatoio e via discorrendo,
è una bella botta, insomma, tra virgolette. Quindi io la bottiglia che ha buttato Attilio in mezzo all'acqua, io la raccolgo perché sposa in causa, sposa in pieno quello che penso anch'io, ma penso che la pensiamo un po' tutti. Mi auguro che i vertici possano fare a stretto giro, io non dico già dalla prossima stagione, ma quantomeno qualche situazione che possa permettere agli allenatori di poter eventualmente fare il proprio lavoro nel migliore dei modi e non fare 5 giorni, una settimana, 10 giorni, poi essere mandato via. Sì, sono d'accordo. Io vi faccio rivedere, così entriamo nel vivo della giornata di domani, domenica, sarà la giornata numero 30 di questo campionato, 5 al termine, ovviamente compresa quella di domani. Walter si tapperà le orecchie adesso, però diciamo sulla carta incontrare il Villa già retrocesso potrebbe essere un vantaggio, ma dalle parole di Simone Vitali a ogni intervista sarà battaglia anche quella, però è innegabile che forse per quel che riguarda la strada verso la salvezza la gara tra Villa e 2015 del Villa 2015 contro il Ponte Romano rispetto alle altre dovrebbe, condizionale d'obbligo, essere un po' più agevole. Ad Attilio Piccioni, credo, e poi vado a chiudere con Walter, se c'è una gara secondo lui che spicca non solo come valore per la classifica ma soprattutto come caratura tecnica, cioè la gara da vedere domenica sperando ci sia tempo bello e che arrivi presto la primavera, Attilio. Sì, io penso che l'Aquila Casalbordino sia una partita da seguire con attenzione, perché il Casalbordino, diciamo che allo stato attuale è una squadra veramente importante, insomma, una squadra di buona qualità. Quindi questa è una partita, un'altra partita importante, penso che sia Capestrello Giulianova. Insomma, queste penso che siano le partite più di cartello. Dopo, per quanto riguarda Walter, sa benissimo che è una delle partite più difficili del suo campionato, è più importante del suo campionato. Gli auguro con tutto il cuore di salvarsi, perché veramente ha fatto un lavoro. Io prima, quando ho parlato di sorprese, del girone di ritorno, diciamo, fatto a un certo livello, ho parlato del Penne e mi sono dimenticato del Ponte Romano, ma dimenticato perché in effetti il Ponte Romano ha fatto un campionato straordinario. Veramente lui è riuscito a tenere la barra dritta in situazioni veramente difficili. E soprattutto io l'ho detto tantissime volte, no? È raro trovare una società che dopo 7 sconfitte consecutive decide di confermare un allenatore che evidentemente in passato aveva dimostrato di potersi togliere, no? dalle sabbie mobili della classifica. Non ha avuto fretta, ecco, non ha fatto scelta. Io la società del Ponte Romano non la conosco, però probabilmente ha fatto la società, ovvero ha valutato il lavoro dell'allenatore non soltanto in base ai risultati, bensì a quello che questo allenatore riusciva a dare in allenamento e nella crescita dei singoli giocatori, oltre che del gioco di squadra. Poi sono stati bravi anche a completare l'organico e i risultati sono dalla sua parte, assolutamente, dalla parte della società in questo caso, perché veramente, ripeto, penso che è un caso in cui la società ha fatto la società, l'allenatore ha fatto l'allenatore, i giocatori hanno dato il meglio. Dopo i risultati possono venire o non venire, però questo dovrebbe essere, diciamo, la normalità di questo sport. So benissimo che è un'utopia quello che dico, che succederà una volta su 100, però mi fa piacere che quella volta è successo, insomma, perché quest'anno con... spero veramente che riesca a portare a termine l'impresa, perché avvalorerebbe ancora di più quello che penso, ecco. Walter, ti lascio spazio per, credo, ringraziare per questo in bocca al lupo, per questo augurio
mister Piccioni, e soprattutto se anche tu hai avuto, ma credo di sì, la sensazione della bontà della società nel non prendere decisioni affrettate. Per te forse è difficile ammetterlo perché eri parte in causa, però questo è sotto gli occhi di tutti, secondo me. Lorenzo, io non ho sentito nulla, non mi arriva. Non... Ah, non hai sentito, ma nemmeno le considerazioni di Attilio? Alla fine no, adesso ti sento bene. Ok, no, vabbè, Attilio diceva, ti augurava ovviamente quanto prima di raggiungere la salvezza, ha rimarcato il gesto della società che, malgrado le 7 sconfitte iniziali consecutive, ha tenuto la barra dritta, ha fatto la società, il mister ha fatto il mister, sto sintetizzando ovviamente, e i giocatori hanno dato il massimo. Ti chiedevo, ovviamente tu sei parte in causa, ma credo sia apprezzabile sotto tutti i punti di vista il comportamento della società giallonera. Ma io l'ho detto in tempi non sospetti, io mi sarei cacciato da solo, ma a prescindere dal lavoro, 7 sconfitte di fila si manda via l'allenatore. Loro sono stati bravi, m'hanno fatto sentire sempre grandissima stima, m'hanno sempre ripetuto non sei tu il problema, il problema sono i limiti tecnici e cercheremo di risolverli. La cosa che dice il mister è vera, allora la società ha fatto la società, hanno avallato tutte le mie scelte, perché io ho detto se bisogna andare avanti dobbiamo risolvere determinati problemi, perché secondo me non siamo competitivi per questo campionato. Loro la pensavano come me, per adesso, ma peccato che il campionato non finisce adesso, abbiamo fatto qualcosa di straordinario e dobbiamo completare questo mosaico, perché sarebbe veramente come vincere un campionato. Io credo che a nessun allenatore possa ricapitare di salvarsi direttamente dopo 7 sconfitte di fila. Io credo che sia ancora dura, durissima. Sono convinto che domenica giocheremo una partita doppiamente dura rispetto alle altre, che ne possa pensare la gente, ma io so anche che mi gioco, non dico un'intera stagione, ma 3/4 sicuramente. Riguardando la classifica, e poi qui apro anche un'altra finestra, tu Walter sei uno di quelli che dice meglio fare subito tanti punti, perché forse la fatidica soglia 40, 41, 42 può non bastare. Prima abbiamo anche fatto riferimento ad alcune squadre che potrebbero essere risucchiate in zona retrocessione in Serie D, e a quel punto sarebbe anche la sest'ultima ad essere coinvolta in eccellenza. Però ecco, puoi stabilire secondo te già una soglia o non ci vuoi assolutamente pensare? Ma io credo che almeno per lasciare 6 squadre sotto e non pensare a nulla ci servono 44-45 punti, considerando anche che hanno messo un recupero il 20 di aprile. Com'è possibile recuperare una partita con una squadra che sta lottando per retrocedere il 20 aprile a 2 giornate dalla fine? Quindi sapete benissimo che bisogna fare i punti, perché 6 squadre, se puoi stare tranquillo, devi lasciare sotto. Il calcio è strano, possono esserci squadre che hanno fatto 4 partite 0 punti e le ultime 2 ne fanno 6. Quindi io dico sempre alla mia squadra che il destino è nelle nostre mani, non mi interessa quello che fanno gli altri, o meglio lo vado a vedere dopo la nostra partita, cerco di correggere gli errori nostri, perché domenica abbiamo perso e quindi abbiamo sbagliato qualcosa, a prescindere se lo meritavamo o meno, ma comunque abbiamo preso un gol che potevamo evitare perché abbiamo sbagliato qualcosa. Quindi cerco di guardare dalla mia parte, poi quello che mi interessa a me è vincere domenica, che per noi è una partita fondamentale, poi a prescindere da quello che fanno le altre. Assolutamente, questo è condivisibile. A Pignani, tu fermeresti il campionato e riportare tutto sullo stesso binario come numero di partite giocate, cioè consentire in alcuni giorni, in alcune settimane il recupero di determinate gare per poi almeno garantire una sorta di regolarità? Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Per la regolarità del campionato dovrebbe essere in questo modo qui, come giusto che sia. Invece, come dice Walter, ha ragione, perché ti condiziona, vuoi o non vuoi, ti condiziona, perché recuperare il 20... Ovviamente poteva capitare a tutti, perché i rinvii, lo diciamo, se non erro, e correggetemi se sbaglio, solo
in un'occasione c'è stato il rinvio della gara per in una sola giornata, diciamo così, il rinvio di alcune gare per maltempo, il resto è stato causato totalmente per i casi Covid, insomma, questo è. Però è una voce che la tua, Marco Appignani, è una voce che sento risuonare anche da altre parti, da altri allenatori che ovviamente vogliono giocarsi tutte le possibilità di salvezza, non dando giustamente vantaggio agli avversari. Ma sì, anche perché vieni da una stagione particolare, poi stai lottando lì sotto, insomma, per la regolarità, secondo me, è la soluzione migliore è quella da fare in quel modo. Certo, no, non siamo noi a decidere, ci mancherebbe altro, però per la regolarità del campionato sarebbe il caso fermare. Adolfo, regolarità che potrebbe esserci ancor di più per il discorso che facevamo prima su Lanciano, con la possibile riapertura dei play-off per la quinta classificata, lo ricordiamo, 12 il distacco tra Lanciano e Giulianova. Ecco, ora tutte devono giocare fino alla fine se vogliono da una parte raggiungere la salvezza e dall'altra se vogliono entrare nella griglia play-off. Ecco, questo credo che sia un argomento importante, e nel contempo ti chiedo, rifacendoti vedere gli incontri di domenica, quale potrebbe essere, considerando questo discorso, la gara fondamentale. C'è anche Spoltore Lanciano, per un verso e per un altro c'è la prima che lotta per rimanere in eccellenza e lo stesso Lanciano, come già detto, che mira, credo, alla griglia play-off. Adolfo, ma fermo restando che il discorso fatto dal mister Appignani, anche da Walter Piccioni, il campionato, i recuperi andrebbero fatti non sicuramente il 20 di aprile, ma quantomeno prima, perché io la classifica l'ho vista, la conosco benissimo. Secondo me quest'anno, mai come quest'anno, sono tutte quante, diciamo, l'unica che, tra virgolette, ha poco da dire, magari il mister Piccioni farà gli scongiuri, il Villa. Tutte le altre, chi per un verso, chi per un altro, sono impegnate dal mio punto di vista fino all'Alba Adriatica per quanto riguarda la salvezza, e dal Lanciano per quanto riguarda il super, i playoff, per i playoff. Quindi di conseguenza le partite sono tutte quante, dal mio punto di vista, tutte quante interessanti. Anche domenica sarà una giornata sì, importante per tutti, ma sempre Adolfo, scusami se ti interrompo. A proposito di recuperi, le diamo le date. Il 6 aprile si recupererà Penne San Buceto, il 20 aprile, ed era la gara che citava appunto Walter Piccioni, Alba Penne alle ore 16. Penne che domani tornerà in campo ed avrà un osso durissimo, e cioè l'osso Avezzano. Sì, sì. Capisci che sono partite, sono recuperi importanti, cioè già San Buceto Penne è una partita da recuperare, mercoledì prossimo, ok, non può andare più in là. L'altra che da fare, Alba Adriatica Penne, la stessa cosa, sicuramente saranno squadre che dovranno lottare fino alla fine, perché la classifica purtroppo è un verso più interessante, ma la classifica è corta, di conseguenza, come ti dicevo, anche il turno di domenica sarà un turno interlocutorio. Chi vincerà, magari i tre punti saranno importanti, però dove non sarà chiaro niente, dal mio punto di vista. Tutte le squadre saranno coinvolte fino alla fine, perché, come diceva, magari le ultime due partite le vinci tutte e due, sono sei punti che ti porteranno in zona, magari fuori dai play-out. Poi sempre guardando la classifica della Serie D, quello che succede, io credo che domenica una delle partite più interessanti, tra l'altro, secondo me, andrei a vedere Penne Avezzano, anche lo stesso Spoltore Lanciano sarebbe interessante da vedere, Torrese e San Buceto. Ci sono degli incroci. Io ho introdotto la questione di una, tra virgolette, riapertura dei playoff, appunto perché ci sono degli incroci importantissimi. Spoltore, certo. Lanciano, l'abbiamo detto, Torrese e San Buceto, Cupello Alba Adriatica, L'Aquila, certo. Casalbottino, Montesilvano Angolana. Ci sono degli incroci davvero interessantissimi, e soprattutto c'è anche Bagigalupo del Fino Curi Pescara, col Bagigalupo che non può consentirsi ulteriori punti di distacco, appunto per non ottenere la retrocessione diretta. Davvero un turno clamoroso, direi.
E qui insomma chiedo ancora ad Attilio, questo è un bene per noi che lo raccontiamo, forse c'è più stress per Walter Piccioni che lo sta vivendo, però ecco la difficoltà di questo campionato, Attilio, tu l'hai vinto in una piazza che ha avuto sempre fame e soprattutto in una piazza che e parlo di Giulianova, anche se anche con l'Angolana sì. Correggimi se sbaglio, perché la mia memoria ogni tanto sono stato un po' abbastanza fortunato, diciamo. Sei stato abbastanza fortunato, ecco, ma è un bene questo, cioè nel senso si è livellato verso il basso in base ai discorsi che abbiamo fatto, oppure sempre facendo il confronto con gli anni passati, oppure questa bagarre certifica dei valori diversi e superiori rispetto agli anni passati? No, è sempre un bel campionato, è antipatico fare paragoni con annate passate, il campionato d'eccellenza è sempre questo, io ne ho perso uno all'ultimo secondo dell'ultima giornata, ne ho vinto uno l'anno dopo all'ultimo secondo dell'ultima giornata, per dire, quindi in zona retrocessione ogni anno ci sono state queste situazioni, ovvero una o due squadre che si staccava, poi per il resto c'è stata sempre veramente grande bagarre, e quindi e questo dà ancora più merito, diciamo, alle squadre che hanno fatto dei recuperi importanti, come quella di Walter, ripeto, come anche ha fatto il Penne, perché il Penne anche ha fatto un grande recupero. È molto più complicato per come la vedo io, per squadre che purtroppo dico, come la mia Angolana, che forse non è abituata a lottare in quelle situazioni lì e sta trovando forse qualche difficoltà di troppo per uscirne fuori, ecco, questo è il discorso, diciamo, che non hanno le caratteristiche, ci sono squadre che non hanno le caratteristiche per guerreggiare, ecco, non è un modo di dire, è proprio la realtà, cioè avere dentro di sé, diciamo, i geni giusti per combattere dall'inizio alla fine e sapere di averli è un grosso vantaggio rispetto a chi pensa di cose diverse, ecco, questo è il discorso, non per fare discorsi strani, però il campionato è sempre questo, un campionato bellissimo in cui di solito, ecco, ci sono annate, ecco, ho avuto la fortuna di vincere anche, ecco, con Giulianova abbiamo vinto con tantissimi punti di vantaggio sul Chieti, quindi è stata una situazione da un punto di vista di campo un po' più semplice rispetto a quello che è stato con l'Angolano. Però ecco, vincerlo anche all'ultima giornata è bellissimo, quindi come salvarsi all'ultimo secondo dell'ultima giornata, perché mi è capitato anche questo, dà una soddisfazione enorme, ecco, quindi per carità. Però il campionato di eccellenza è veramente un bel campionato, quindi complimenti a tutti gli interpreti perché l'hanno onorato anche quest'anno al massimo, e parlo soprattutto di interpreti che vivono il campo, perché secondo me, ripeto, sono la parte più sana di questo mondo, non perché parte in causa, ma veramente ritengo, ecco, gli artefici principali, quindi calciatori e allenatori, veramente forse la parte più sana di questo mondo. Da un Piccioni all'altro, e a Walter chiedo che cosa ti girava nella testa quando qualche giorno fa hai saputo dell'esonero, no? Del cambio in panchina tra Pasculli e Bellè, Pasculli che ti ha dato l'ultimo dispiacere, insomma, no? È particolare questa situazione. Ma è particolare perché il Lanciano è una squadra strana, nel girone di ritorno credo che abbia vinto, ha fatto risultato con Alba Adriatica, Giulianova... Ha vinto anche ad Avezzano, eh? Avezzano e con noi, poi le altre le ha perse tutte. Quindi domenica è stata una partita strana, una partita dove io onestamente riconosco che noi non abbiamo fatto una delle nostre migliori partite, però c'è anche da dire che il Lanciano non ha mai superato la metà campo, ha vinto con una punizione laterale, però questa fa parte del calcio. Certo. Era una partita per noi importante, spartiacque, perché fare il risultato domenica ci poteva veramente aprire le porte del paradiso. Così non è stato, come non abbiamo mollato prima, sono sempre del parere che il lavoro alla fine paga. Abbiamo cercato di correggere gli errori che abbiamo fatto, perché quando si perde gli errori si fanno sempre, a prescindere se si merita o meno.
Cercheremo domenica di andarci a riprendere qualcosa di importante, perché per noi, ripeto, lo vuole la società, lo vuole la squadra, lo voglio io in prima persona, è una sfida con me stesso più che altro, e quindi speriamo di far risultato domenica e festeggiare tra qualche giornata. Però Lorenzo, ti chiedo per favore di non nominarmi più determinate frasi, poi tra un mese me ne dirai. Ah, sono messaggini personali, no? la scaramanzia c'è tutta nel calcio. Io sono contento, anzi complimenti a Walter, perché ogni qualvolta viene chiamato dalla nostra redazione risponde presente, ovviamente con orari compatibili con gli allenamenti, perché ora c'è bisogno di mettere benzina nelle gambe e nella testa. Marco, secondo te, vado da Pignani, la delusione maggiore, se non ho capito male, è quella dell'Aquila, oppure vedi altre compagini che non hanno rispettato anche lo sforzo economico, lo possiamo dire, messo in atto dalle proprie presidenze? E, oltre l'Aquila, sicuramente anche il San Buceto, perché ha fatto una campagna acquisti importante, un organico importante, si ritrova in una posizione di classifica non facile. È chiaro che adesso devono stringersi tutti, società, allenatore, giocatori, per centrare l'obiettivo, con giocatori, gran parte di loro, non abituati a fare questi tipi di campionato. E questo credo sia il compito più duro. Per quel che riguarda i giovani allenatori, no, insieme a Walter ce ne sono tanti che fanno compagnia all'allenatore del Ponte Vomano. Guardando la classifica, c'è Sergio Lorè, c'è Remigio Cristofari, che forse ha pochi riflettori puntati addosso, ma alla fine dell'anno porta sempre buoni frutti alla società giallorossa. Da ricordare anche la vittoria della Coppa Italia battendo l'allora promosso Castelnuovo nella bellissima finale del Bonolis di Teramo. Poi c'è Guglielmo Bonati, c'è Davide Antignani, che col Montesilvano è a quota 41 di Piccioni, l'abbiamo detto. Però le vecchie volpi, e vado da Adolfo, ci sono sempre, no? A partire da Torti, Donato Ronci, Edmondo De Amicis, Cerasi, che a livello grafico ovviamente è più grande di chi ho citato poc'anzi, però per lui, insomma, direi che questo campionato è stato ovviamente una interessantissima vetrina, Adolfo. Sicuramente il ruolo dell'allenatore non è facile. L'esperienza, io ti parlo personalmente, quando ho cominciato anch'io, inizialmente mi sembrava di conoscere il mondo, ma la realtà mi dice che questo è un mestiere particolarmente difficile, e l'esperienza conta tanto. Vedi, questo è un campionato dove il pragmatismo, la conoscenza, anche mantenere i nervi saldi in momenti importanti della stagione fa la differenza. Non per niente l'Avezzano, come ti ho detto inizialmente, con Torti dall'inizio si è dimostrata la più matura. Le altre hanno fatto un buonissimo campionato, come ti riferito soprattutto alla Torrese, che di Cristofori, un ragazzo giovane, si è confermato anche quest'anno. Io penso che al di là di tutto conti la preparazione, la voglia di lavorare, di aggiornarsi quotidianamente, e soprattutto valorizzare questo mestiere, al di là se siamo più o meno anziani. Per quanto riguarda Walter, io l'ho visto giocare, gli volevo fare i complimenti, perché l'ho visto prima e dopo il suo periodo, il periodo negativo e dopo il periodo negativo, diciamo. E devo dire che la squadra l'ha aggiustata, cioè dei giocatori veramente interessanti. Mi deve spiegare ancora, non ho capito ancora quando batto il calcio di Nise, perché la butta sempre fuori, ho capito perché, ma sta cosa me la deve togliere, perché non mi piace personalmente, Walter. Capito? Sto calcio di inizio che la butti sempre in fallo laterale. Qualcuno me lo chiede, ma mi chiede sempre, ma perché Walter fa così, se lo conosci? Ma non lo so, immagino quello che vuoi fare, però è simpatica sta cosa. Ma mister, innanzitutto grazie per i complimenti, ma sono sempre del parere che io sono l'allenatore che ha perso le prime 7 partite, quindi la differenza la fa sempre i giocatori. Io alleno, no, ti ho visto, siccome ti ho detto, ti ho visto prima, poi ti ho rivisto dopo. Sicuramente la squadra
cioè degli elementi per questo campionato, sicuramente non solo per questo, perché la sensazione è che qualche giocatore possa fare anche qualcosa in più, tipo il ragazzo di colore, ma adesso magari tu lo conoscerai sicuramente meglio, io l'ho visto quelle poche volte che l'ho visto, mi ha fatto veramente un'ottima impressione. Poi c'è anche giocatori tipo Polisena. Parla di Touré, Adolfo, credo. Sì, sì. Mario, sì. Sì, mi riferisco all'attaccante. Sì, sono... io credo che la società abbia preso dei buonissimi giocatori. Poi abbiamo dovuto inventarci comunque qualcosa, un modo di giocare, perché comunque Touré non è una punta, era un esterno e l'ho adattato punta. Polisena credo che abbia fatto pochissime volte la prima punta, sì, infatti, essendo infatti un esterno una seconda punta. Adesso se gli chiedo di giocare esterno mi dice mister giocaci tu, è una battuta. Per dire che alla fine ti devi adattare, devi cercare di fare qualcosa con quello che hai a disposizione. Io credo che adesso la mia squadra sia una buonissima squadra per la categoria e per l'obiettivo che noi abbiamo. Per quanto riguarda il calcio d'inizio, io credo che se si batte bene a 2 metri dal fallo laterale, partire ed andare a pressare dentro l'area loro, invece che ogni volta calciare su 9 volte, 8 volte viene respinta dal difensore loro, credo sia un'idea giusto o sbagliata. Sicuramente esteticamente sbagliata. No, poi, no, no. Quando calciamo non, e la palla arriva a 3/4 campo, mi vergogno anch'io di quel calcio d'inizio. Non era una critica, era una considerazione, perché io sono convinto che il calcio, al di là di tutto, ci vogliono delle idee, non bisogna scimmiottare gli altri. Tu c'hai un'idea che è quella, ma non è una critica, una considerazione, perché tanti, la maggior parte, scimmiottano sto calcio lungo dove non si sa dove va a finire, tanto vale cominciare a giocare da dietro, comincio la palla, me la tengo io e vado avanti. Capisci quello che volevo dire? Era un complimento, tra virgolette. Lo so. Non era, perché almeno fai qualcosa. Alcune volte calciamo talmente male che la palla arriva a 3 metri dal centrocampo, mi vergogno anch'io, però alcune volte se calciata bene, messa a 1 metro dalla bandierina, qualche piccolo vantaggio lo porta. Un'altra cosa ti volevo dire, cioè, te l'ho detto anche un'altra volta, cioè, c'hai anche tra virgolette un grande, come posso dire, una grande pazienza su un campo. Quando giochi in casa veramente i valori sono stravolti, non sono quelli reali. Io sono convinto che ti ho visto giocare fuori casa, su altri campi ti ho visto giocare molto meglio che rispetto in casa, sotto l'aspetto tecnico. Ma mister, ti ringrazio perché... Gli devi pagare una cena da dopo. No, eh, ma per il caso, col... attesta di tutti che sul campo nostro non si gioca a calcio. Io credo che la mia squadra, anche per struttura fisica, Touré, Valentino Cernaz, Polisena, sono tutti giocatori, Porrini, tutti giocatori piccolini, dotati al palleggio e a giocare. Poi è normale, sì, anche noi ci adattiamo, però il campo penalizza noi e penalizza gli altri. Cerchiamo di avere delle idee quando giochiamo fuori casa, perché comunque non mi piace andare al campo, prendere 10 casacche, darle alla squadra e buttare la palla avanti. Cerco di dare le mie idee, giuste o sbagliate, e quindi ci proviamo anche su quel campo. Poi non sempre ci va bene, però va bene così. Ci deve dare ragione alla fine. Attilio, insomma, Adolfo, questa curiosità, no? Questo sassolino, se lo possiamo chiamare così, dalla scarpa, se l'è tolto, ma insomma, sono indicazioni che possono fare la differenza, no? No, vabbè, la situazione del calcio d'inizio di Walter l'abbiamo vista tutti, sì. C'ero arrivato, non ho parlato con lui, ma c'ero arrivato a quella considerazione. Però sono scelte, assolutamente, nel calcio si vince facendo tutto e il contrario di tutto. Quindi assolutamente l'importante, come dice Adolfo, è portare avanti delle idee e non così cercare di prendere il meglio da tutti, ma non scimmiottare nessuno, perché non porta niente di buono, secondo me. Quello che ha rimarcato Walter è una cosa che penso anch'io, nel senso che io mi ritengo, quando ho la possibilità di allenare, mi ritengo quasi un artigiano, nel senso che dobbiamo adattarci alle situazioni e lavorare veramente di fino sul materiale che abbiamo a disposizione, perché non sono campionati in cui si può pretendere il giocatore arriva il giocatore, quindi nella maggior parte dei casi bisogna lavorare, affinare, diciamo, il prodotto. È quello che fa un artigiano. Il prodotto è sempre diverso di volta in volta, perché l'artigiano questo fa, non fa un prodotto industriale, ma fa un prodotto di qualità buona, buonissima o buonina, cioè, però esce sempre fuori
da dentro di sé, ecco, da dentro l'idea dell'allenatore esce fuori il prodotto, che può essere buonissimo, buono, meno buono, però ha sempre una sua valenza. Quando si cerca di scimmiottare gli altri, veramente non mi piace, sinceramente non mi piace. Quindi gli faccio ancora di più i complimenti a Walter per questa situazione, ma perché evidentemente omonimi più o meno qualche idea comune ce l'abbiamo. Avete in comune il cognome, quindi questo è un altro cognome, ecco, il mare, perché lui è Giulianova, io qua di Alba Adriatica, quindi no veramente. Attilio, riparto da te per prima di chiudere. Vi ho tenuto quasi un'oretta, Walter Piccioni un po' meno, ma ovviamente lo ringrazio ugualmente per la presenza. Facendo un'altra considerazione, aprendo un'altra finestra, e mi risponderete sicuramente un po' tutti in base alle vostre idee. Attilio, questo è un campionato che si vince o dove non si retrocede, puntando più sui giovani, in questo caso gli under, oppure c'è sempre e comunque bisogno dell'esperienza di un over che oltre alle doti tecniche ha le doti mentali, le doti caratteriali? Allora, questa da dove partiamo? Allora, si vince di tutto è utopia, ovviamente. Allora si vince con i buoni giocatori, con un buon allenatore, con una buona società, dove ognuno lavora portando il proprio, portando un mattoncino, però non invadendo il campo dell'altro. Volevo arrivare a chiedervi questo: quando si va a strutturare durante l'estate? Diciamo che un roster capace di competere, da dove si parte, le fondamenta quali sono per Attilio Piccioni? Allora, io qualche volta ho avuto, diciamo, quando ho avuto la possibilità di fare squadre per cercare di vincere, si è partite sempre da una struttura, dall'ossatura, quella che noi chiamiamo tutta ossatura, di un certo livello, di un certo spessore. Di quei due o tre giocatori che effettivamente incarnino l'idea dell'allenatore, e l'allenatore deve avere voce in capitolo in questo senso, perché non è possibile che non si può demandare soltanto alla società la costruzione della squadra, perché poi è l'allenatore che porta dentro queste idee. È fondamentale come è successo prima con Walter, quando si è capito che forse l'organico non era quello giusto per raggiungere l'obiettivo, si deve dare l'indicazione su quelle che sono le proprie idee, scegliere gli uomini per quelle che sono le idee dell'allenatore. Cioè, dopo il nome è un altro discorso, perché il nome può anche non essere quello che l'allenatore desidera, però effettivamente se non è la prima scelta, il target del giocatore deve essere importante. Cioè, le squadre innanzitutto si costruiscono rose. Io ho sempre cercato di costruire rose che potessero giocare, che potessero evolversi nell'arco dell'anno, avere così la visione di un'evoluzione nell'arco dell'anno, perché quando mi è capitato di vincere, lottare per vincere o salvarmi, non ho iniziato mai in una maniera e finito nella stessa. Perché il campionato si evolve, le squadre si evolvono, i calciatori si evolvono ancora, quindi si deve essere pronti a cambiare. E se si è costruito bene a maggio, a giugno, okay, si ha la possibilità di cambiare sistema di gioco, strategia di gioco dentro la partita, senza cambiare il gol. È importantissimo, ecco, la scelta di queste situazioni, di queste persone, di questi ruoli, perché ecco, avere dei giocatori che ti permettono di giocare in più maniere, secondo me, è fondamentale nell'arco dell'anno. Per dire, l'Avezzano forse è quella che ha cambiato meno, per dire, non penso che più o meno hanno giocato sempre nella stessa maniera, però soprattutto Attilio, dove hanno cambiato sono andati a migliorare in maniera Sì, hanno preso un giocatore in mezzo al campo con caratteristiche diverse a quelli che avevano prima. Sì. Probabilmente, ecco, se all'inizio dell'anno avessero avuto la possibilità di prendere un calciatore che poteva vagliargli, diciamo, anche il sistema di gioco, si sarebbero risparmiati un'operazione, perché ne hanno fatta forse uno o due, forse si sarebbero risparmiati anche quelle.
per dire che la scelta all'inizio dell'anno è fondamentale ed avere una visione un po' più a lungo raggio rispetto a quello dell'immediato, perché ecco, vedere quello che il giocatore ti può dare subito è facilissimo, vedere quello che ti può dare anche nell'arco dell'anno in proiezione è già un po' più complicato secondo me. E lì bisogna girare, no? Bisogna studiare, nel vostro caso lo studio è riferito all'andare a vedere tante partite e segnalare... Ma è un piacere, oltre che uno studio è un piacere, perché ci piace, certo, a me il calcio piace, quindi, quindi non è quel discorso. Marco Appignani, torno da te appunto per ribadirti la mia curiosità, insomma, se secondo te è più opportuno... costruire l'ossatura sull'esperienza oppure se gli under, perché poi alla fine oltre che i titolari bisogna trovare degli under capaci che possano subentrare, quindi per la panchina, ecco, tra le due opzioni secondo te qual è quella più importante, quella più decisiva, ecco? Beh, vabbè, è chiaro che trovare giocatori di spessore ti aiutano a far crescere anche il ragazzino più piccolino. Sai che io sono un amante dei ragazzini e per me non c'è problema assolutamente. È chiaro che in un organico di tutti i ragazzi quelle due o tre figure importanti che ti aiutano sia per il gruppo sia per la crescita dei ragazzi è fondamentale, quindi non sbagliare in fase iniziale specialmente l'acquisto di questi due o tre personaggi che ti possono dare mano in tutti i sensi, sia dal lato della crescita, sia dal lato di spessore, di esperienza e via discorrendo. Quindi diciamo che la scelta dei giocatori importanti di categoria sono fondamentali. È chiaro che poi inserire gli under, che poi vuoi o non vuoi, nell'arco della stagione del campionato fanno poi la differenza, perché avere degli under importanti in squadra soprattutto perché si è costretti a farli giocare ovviamente certo, poi è chiaro che comunque li devi mettere in mezzo al campo, altri 3-4 li devi avere in panchina, perché poi devi far entrare, se esce uno entra l'altro, quindi è chiaro che un pochettino ti condiziona, a differenza di prima, di quando giocavamo noi, che non c'erano i fuori quota, quindi se eri anche piccolino, eri bravo, giocavi, se eri scarso non giocavi. Questa è la differenza. Adolfo, il tuo pensiero? Io l'ultima esperienza l'ho avuta con una squadra giovanissima, ti devo dire la verità, sono rimasto molto soddisfatto, sono convinto che è sempre un mix, però ha fatto sempre bene, lo ricordavamo la settimana scorsa, si sono succeduti tanti allenatori, ma Alba Adriatica è una fonte inesauribile di ragazzi preparati Io non, quell'anno, perlomeno l'anno mio, è stato un anno particolarmente, credo che rapporto ai punti, classifica, sì, credo che sia stato uno degli anni più importanti dell'Alba Adriatica. L'età media era 20,8 anni, ma dopo dipende anche dalle scelte dell'allenatore. Io non mi faccio grandi problemi, la squadra giovane mi piace allenarla con dei principi importanti. Sicuramente il mix di una squadra giovane con qualche persona anziana è ok. Profilare un calciatore non è facile, quindi di conseguenza l'allenatore dovrebbe avere voce in capitolo, come diceva Attilio, nella scelta, ma soprattutto nei principi in cui pensa di essere capace l'allenatore, scegliere calciatori che siano consoni al proprio calcio. Non è facile in questo mondo, perché tanti fattori esterni influenzano le scelte, e bisogna avere, ecco, questo è un altro problema per quanto riguarda il nostro mestiere, scegliere, avere la personalità giusta di imporre le proprie scelte, i propri comportamenti, le proprie idee alle società, che a volte, come ti ho detto, si lasciano influenzare o da fattori esterni o da consulenti esterni che portano dei calciatori per i propri interessi. Walter, sì, ti faccio la domanda forse più difficile, no? Allora, classifica alla mano, non si può vincere questo campionato, ma c'è nella tua rosa un ragazzo
Non gli faremo ascoltare questa tua risposta, ovviamente, ma soprattutto agli altri. Ma c'è un ragazzo che meriterebbe la promozione in Serie D, almeno per il prossimo anno, che vedresti volentieri in una squadra importante? Che casomai è stato poco nominato, ecco, in queste, Lorenzo, per me tutti importanti. Per me sì. Ce n'è più di uno. Ma però uno che ti ha colpito e che non ti aspettavi, Walter, uno che ti ha colpito, non dico meritevole della Serie D, ma però uno che ti ha colpito. Dici? Nella tua squadra, sì, nella tua squadra. Che ti ha colpito sotto... Il nome non te lo dirò nemmeno sotto tortura. Quindi quanto è cattivo questo ragazzo. Nella mia testa ce ne sta più di uno che potrebbe ambire a categoria superiore. Nella mia testa. Poi la testa degli altri non lo so. Però... Vabbè, allora ce lo dirà dopo il primo maggio, anche se forse questo campionato durerà ancora di più. La sera del primo maggio ti dirò tutto quello che penso. Attilio, invece a te, veramente poi vado a chiudere e vi ringrazio. Un giocatore che ti ha colpito, che non ti aspettavi? Ma veramente, cioè non ci sono state grosse sorprese. Ci sono anche gli anziani, però possono essere nominati, passami il termine, anche quegli anzianotti, no, di cui parlavamo prima, che casomai hanno dimostrato. Di ragazzi giovani, forse Giglio del Giulianova è un ragazzo, diciamo, di buonissima prospettiva. Fra quelli anziani, a me piacciono quei giocatori anche un po' strani, nel senso che mi piace avere gente con qualità, con personalità. Anche se tante volte vengono definiti difficili, però io giocatori come Sparvoli dentro la mia rosa vorrei averli. Dopo c'è sta modo di avere discussioni, di fra virgolette prenderli anche a schiaffi, però giocatori di quella tipologia, di quella qualità sono importanti, ecco, dentro una squadra. Poi di raga, ecco, ho fatto questi due nomi, ma ci sono diversi giocatori importanti. Ecco, quanto riguarda la squadra di Walter, il Cernaz centrocampista non è, diciamo, un giocatore malvagio, come Polisena, d'altronde è un buonissimo giocatore. Polisena, tanti anni che fa queste categorie, forse Walter gli ha trovato, ecco, mi sembra, fatte le debite proporzioni eccetera, il giocatore tipo, che ne so, il Dybala, che era partito non da prima punta, ha dato il meglio di sé forse a Palermo giocando da centravanti. Quindi incontrare l'allenatore che ti trova, diciamo, il luogo giusto dentro al campo può essere una fortuna. Ma di questi giocatori in queste categorie ce ne sono tanti. Dopo l'importante, ecco, ripeto, è chi valuta il merito e la capacità di questi giocatori affinché abbiano anche la possibilità di avere uno spazio in categorie più consone. Enorme punto interrogativo, Attilio. Dopo, lì è un discorso molto più ampio. Adolfo, un allenatore, insomma, un giocatore che ti ha stupito, ecco. Guarda, il centravanti c'è un Cichella dell'Angolana che non è male. Non posso parlare io di Stefano. Mi piace chi mi ha colpito, devo dirti la verità, il centravanti del Lanciano, Bocchio. Sì, Bocchio. Mi piace molto, uno dei pochi che non so che ne pensa Walter, che l'ha visto giocare dal vivo. Ma non glielo ricordare, l'ha incontrato domenica e ha lasciato i tre punti, allora sei cattivo. L'unico, devo dirti la verità, magari adesso quello che mi viene in mente, sinceramente ci ho pensato tante volte, un centravanti che l'ho visto all'inizio della stagione e mi piacque tantissimo come calciatore. Ce ne sono tanti altri che mi piacciono, magari non faccio qui i nomi perché potrei fare del torto, però lui è stato uno che non conoscevo, ho visto strutturato bene tecnicamente, cioè tante cose. Lo stesso portiere del Lanciano, guarda, sì. Io ti faccio, ti è dico, uno dei migliori, secondo me uno dei migliori, sì. Ti dico, ho fatto l'esempio del Lanciano perché il Lanciano è stato, nelle partite in cui ho visto, magari in quelle partite che ho visto, è stato una delle squadre che mi ha colpito più delle altre. Ti dico, l'Avezzano, quando l'ho vista giocare, ho visto tutte le volte la sensazione di una squadra che c'ha forza, però questo è il Lanciano, sui contenuti tecnici mi hanno stupito più degli altri, diciamo. Walter, cosa mi dici del centravanti?
formazione, due nomi avevo fatto, uno era Bocchio e uno era Fieroni del Bacigalupo. Sì. Non l'ho visto quello, lui non l'ho visto, l'unica squadra che non l'ho visto è il Bacigalupo dal vivo. Beh, Fieroni merita, Sì, Fieroni non merita. Che gli altri sono non lo siano, ma sempre compatibilmente con le nostre possibilità. Comunque, certo, Bocchio è un 2000, un giocatore giovane, Fieroni è un giocatore che a me piace tantissimo. Anche perché è giovane, Io sono innamorato calcisticamente di Braghini dell'Avezzano 2003. Però ovviamente ce ne sono davvero ce ne sono tanti, sì, Lorenzo, ce ne sono, magari sì. Tanti ragazzi 23, 24, 25 anni che è un peccato che debbano giocare in categorie come l'eccellenza, perché magari la valutazione non è stata mai oggettiva o per altri motivi, che potrebbero sicuramente ambire a categorie superiori. Sì, c'è anche Lupinetti del Montesilvano che, se non erro, insomma, ha parecchi occhi addosso, la SPAL su tutti, insomma, ma fortunatamente questa regione tira fuori tanti bei calciatori, ed è un peccato non disputare il torneo delle regioni per il secondo anno consecutivo, perché quella secondo me è una vetrina importante. Marco Appignani, un giocatore su tutti, forse conosco la risposta, però la voglio sentire da te. Ma no, vabbè, Braghini mi ha anticipato perché mi piace molto anche a me. Mi piace molto anche Ray del Lanciano, molto molto bravo, ha avuto un infortunio però è veramente molto bravo. Fieroni lo conosco, condivido quello che avete detto, un attaccante interessantissimo per la categoria. E poi mi piace molto sia Cernaz che Cavalter, che lo conosco, e Donatangelo dell'Avezzano, insomma, poi mancano altri, ce ne sono veramente una porta aperta, ce ne sono Donatangelo, veramente tanti. Donatangelo, giocatore di spessore, di categoria, giocatore fondamentale, imprescindibile, insomma. Perfetto, completato anche questo giro. Io ringrazio Walter Piccioni, grazie Walter per essere stato con noi, in bocca al lupo per domani. Grazie a te Lorenzo, un saluto a tutti e tutti gli ospiti, grazie a tutti. Grazie a te Walter, un abbraccione forte ad Adolfo Cichella, ciao Adolfo. Grazie, ti rivogliamo sui campi, insomma, a presto, grazie. Ho tanta voglia di farti domande difficili, di metterti in difficoltà durante le interviste, perché così devo dire ho pochi stimoli. Grazie, ti ringrazio. In bocca al lupo davvero, un salutone ad Attilio. Attilio, insomma, anche tu vedi, sei giovane, no? Quindi, vedi di rimetterti in moto. No, ma non, ripeto, non dipende da me, perché il calcio è una cosa proprio, è una malattia che più passa il tempo più cresce e più si aggrava, però, insomma, più si aggrava, però non dipende da me, ripeto, l'importante è non doverlo, non mi piace farlo a tutti i costi. Benissimo, risposta saggia da parte di Attilio Piccione, grazie ovviamente anche a Marco Appignani. Marco, un abbraccio anche a te, grazie ancora e in bocca al lupo, sperando arrivi qualche novità. Arriva qualche spiffero, però per quello che ti è accaduto dovrai attendere l'anno nuovo, insomma, la nuova stagione. In bocca al lupo davvero. Sì, grazie Lorenzo, saluto tutti gli ospiti, mi auguro di rincontrarli anche per mangiarci una pizza tutti insieme, ci facciamo due chiacchiere. Beh, su questo sarò titolare, potete convocarmi tranquillamente, disponibile come sempre per una mangiata rilassante a fine campionato, casomai, perché altrimenti Walter ci mette a dieta sempre dopo il primo maggio, come diceva Walter, no? Dopo il primo maggio, dopo giornata dedicata al lavoro, e quindi noi dal 2 in poi saremo ovviamente disponibili. Io l'ultimo ringraziamento lo devo fare a voi ovviamente, che ci seguite come sempre ogni sabato sera. L'ultima raccomandazione: come sapete c'è questo switch, quindi questo cambio di canali in atto nella nostra regione come in tutta Italia, quindi in alcune zone saremo visibili ancora sul canale 11 del digitale terrestre come Rete 8 Sport, in altre zone in modalità provvisoria sul canale 75. Tutto però poi lo potrete rivedere ovviamente sul canale YouTube di Rete 8 Sport, e così non
ci abbandonerete mai. Ci vediamo allora sabato prossimo, l'orario bene o male è sempre lo stesso, dalle 22.05 22.10 in poi, canale 11 o canale 75 in base ovviamente alla vostra residenza. Grazie di cuore, buona domenica a tutti e soprattutto buon campionato di eccellenza. Domani è la giornata numero 30, meno 5 al traguardo. Buonanotte.